Piazza Grande si sta svuotando, è appena terminata la 141esima giostra del Saracino, questa bellissima lancia dedicata ai 150 anni di casa Tevenin finisce al quartiere di Porta Santo Spirito. Una giostra piuttosto mediocre sotto il profilo dei punteggi, a Porta Santo Spirito basta un 8 per portare a casa la lancia, il 5 di Gianmaria Scortecci e il 3 di Elia Cicerchi, a quest'ultimo non certo abituato a questi punteggi, ma rischiare a quel punto della gara non conveniva. No, non aveva senso a quel punto, perché magari la piazza, poi alla fine ho corso una carriera abbastanza tranquilla, e però magari la piazza ci riservava un trattamento peggiore, quindi siamo stati sul sicuro. Le prime carriere dettano già il verdetto: Porta del Foro con Francesco Rossi marca un 3, Porta Crucifera con Adalberto Rau corrisponde con un 4, ad infiammare la piazza è il 5 di Gianmaria Scortecci per Porta Santo Spirito, punteggio massimo. Sì, sicuramente non c'era modo migliore per riappropriarsi della giostra, quella che si conosceva fino a un paio d'anni fa, e ero molto concentrato, insomma, sapevo dovevo fare il primo tiro e quindi niente, stavo bene. Chiude il primo turno la carriera che si è rivelata più deludente, quella di Saverio Montini per Porta Sant'Andrea. Dopo una falsa partenza marca un 2, ma la carriera è lenta e il punteggio è 0. Nel secondo giro Porta del Foro marca un 4 e arriva a 7, Porta Crucifera 2 e quindi 6. Elia Cicerchi a quel punto non rischia e per i gialloblu marca un 3. Per i biancoverdi Marmorini c'entra un bel 5, ma solo la lancia spezzata avrebbe raddoppiato il punteggio e li avrebbe riportati in gara. La festa è tutta gialloblu. Una giostra bella, una giostra vissuta, una giostra piena di gente, di colori, in un ambiente fantastico e con un calore della tifoseria veramente eccezionale.